Allora, torniamo un attimo a noi. Prendiamo un polinomio. Per esempio, supponiamo di prendere il polinomio 1 più 2x meno x quadro più 3x. Allora, un polinomio, è la somma di più monomi. Io ho scritto i monomi stavolta in ordine di grado crescente, invece che come al solito di genere si scrive in ordine di grado decrescente. E l'ho scritto così. Non è proprio la il tipo di formula che abbiamo qua. Cioè, 1 è una costante, 2x è un infinitesimo di ordine 1 per x che tende a 0, questo è un infinitesimo di ordine 2 per x che tende a 0, questo è un infinitesimo di ordine 3 per x che tende a 0. Cioè, quindi possiamo pure continuare. No, non è che la possiamo continuare, questo, diciamo, mentre quelle continuavano, questa è definita, cioè... continua, può anche continuare nel senso che sono tutti 0. Cioè questa qua ha un numero finito di tempi. Vediamo un po'. Supponiamo che io stavolta qui x implicitamente tende a 0. Supponiamo di voler scrivere la stessa cosa per x che tende a 1. X tende a 1. Sì. Come posso scriverla? Allora io dico, allora, se cambiamo nome, prendiamo t tende a 1. Allora, se x tende a 0 e t tende a 1, che era, scrivete una relazione possibile tra t e x. Cioè una relazione lineare tra t e x che quando x tende a 0 faccia tendere t a 1. X t uguale x più 1. Sarà più semplice. Se x tende a 0, t tende a 1. E quindi x uguale t meno 1. Allora, lì scriviamo la stessa uguaglianza di prima. Beh, se io uso questa sostituzione, qui avrò due volte per t meno 1, sì, meno vediamo un po'. Sì. Meno t meno 1 al quadrato più 3 t meno 1 al cubo. Aspetta un attimo. No, sto sbagliando qua. Questa cosa è vera e t tende a 1. Però forse è più, aspetta. Non è quello che mi serve. Io voglio un'espressione del tipo sì, questo però è p di t meno 1. Io invece voglio avere p di t, quindi sì, devo fare tutto il contrario. Allora, cancelliamo tutto questo. Quello che ho scritto è vero, ma confonde solo le idee. Allora, facciamo la sostituzione x uguale t più 1.
1 più t. Adesso, se x tende a 1, stavolta t tende a 0. Quindi p di 1 più t è uguale a 1 più 2 volte 1 più t meno 1 più t al quadrato più 3 volte 1 più t al cubo. Uguale. Adesso sviluppiamo. Allora qua mi viene 1 più 2 meno 1 più 3 fa 5. Stavolta ho la stessa formula di struttura, però vedete, mentre prima qua avevo una costante, poi un infinitesimo quando per x che tende a 0, un infinitesimo di ordine 2 per x che tende a 0, poi un infinitesimo di ordine 3 per x che tende a 0. Questa è una costante più un infinitesimo di ordine 1 per x che tende a 1, questo è infinitesimo per x che tende a 1, è l'infinitesimo fondamentale. Poi un infinitesimo di ordine 2 per x che tende a 1 più un infinitesimo di ordine 3 sempre per x che tende a 1. È semplicemente stato scritto in un'altra maniera. Ecco, per, solo per coloro che hanno sentito parlare di derivate, proprio un minuto, P' di x quanto fa? Fa 2 meno 2x più 6 x quadro più 9 x. Poi P' secondo di x fa meno 2 più 18 x. Ok? E P terzo di x fa 18, P quarto fa 0. Quindi dato che abbiamo... Attenzione, aspetta, guarda un attimo, adesso mettici 1 al posto di P, al posto di x. Quanto ti viene? 1 più 2 meno 1 più 3, 5. Mettici 1 qua, quanto ti viene? 2 meno 2 più 9, 9. Mettici 1 qua. 1 perché poi stavamo considerando vicino a 1, per quello il motivo. 18 meno 2 fa 16. Ah, non è 8, però è il doppio di 8. Adesso metti quello che ti pare qua, viene 18, che non è il doppio ma è 6 volte 3. Quindi, allora, questo è il valore della funzione nel punto, questo è il valore della derivata prima nel punto, questo è il valore della derivata seconda nel punto diviso 2, questa costante. E questo è il valore della derivata terza nel punto diviso 6. Vedremo che questo fatto non è casuale. Diciamo, adesso, questo tipo di scrittura, se io sapessi questa informazione, lo potrei fare più velocemente con le derivate, ma lì semplicemente l'ho fatto facendo una sostituzione. E lo potevo fare perché i polinomi possono... Quindi sto preparando un po' il terreno per quando dovremmo fare queste formule, le formule di Taylor. Non ci sta niente di qui, sono tutte parenti. Ok. Comunque rimane il fatto che io intanto un polinomio l'ho saputo scrivere in questo modo, in quest'altro modo, e ambedue hanno un certo tipo di... Mo, andiamo un po' più da su, abbiamo più di 20 minuti. Mi date un libro? Facciamo qualche altro esercizio un po' dal libro, ce la vedo. Se no metto a fare cose magari troppo difficili per adesso. Allora, scusa, questo di 3 l'integrale di 3 sarebbe
Allora, facciamo un bel po'. Ecco, questi proprio sono proprio i limiti che fanno a casa nostra. Sono gli esercizi a pagina 374. Sono 14. Se ci sbrighiamo, li facciamo tutti quanti. Limite. In realtà queste sono delle forme indeterminate del tipo infinito meno infinito, che noi abbiamo trattato pure poco, abbiamo accennato solo. Limite per x che tende a più infinito di radice quadrata di x cubo meno 1 meno x più 1 meno x. Allora dobbiamo fare questo limite, come si fa? Allora, il concetto è sempre mettere in evidenza la quantità più grande. Allora qua vabbè, è x cubo, sì, vabbè, allora questo è facile. Per x quadro veniva più interessante. Limite per x che tende a più infinito, mettete in evidenza una x, allora qua vi rimane radice di x più 1 su x quadro meno 1. Siete d'accordo fino a qua? Per tirare fuori una x dalla radice devo mettere in evidenza x quadro. Allora, togliendo un x quadro, questo mi rimane x e qua mi viene 1 su x quadro. Allora qui non c'è più nulla di indeterminato, perché questo va a meno 1, questo va a 0, questo va a infinito, la radice quadrata, il numero che va più infinito va più infinito. Quindi più infinito meno 1 va più infinito. Per più infinito. Basta. In realtà non è neanche la quantità più grande, se volevo tirare la quantità più grande mettevo in evidenza, tiravo fuori x cubo. Allora quello andava a 1, quello andava a 0, quindi è più infinito per 1. In questo caso bastava mettere in evidenza questo. Dubbi, perplessità, incertezze? Allora facciamo il numero 2. Limite per x che tende a più infinito di radice cubica, no, radice quadrata di x cubo più 3x più 2 meno radice quadrata di x quadro più 1, e qua c'è x per la radice quadrata di 1 più x. Anche qui è particolarmente facile. Allora mettete limite per x che tende a più infinito, in realtà la quantità più grande è x alla 3 mezzi. Mettete in evidenza x alla 3 mezzi e vi rimane sopra, vi rimane radice di 1 più 3 su x quadro più 2 su x cubo. Qua vi viene meno la radice di 1 su x più 1 su x quadro, tutto fratto x alla 3 mezzi anche sotto, e qua vi rimane radice di 1 più 1 su x. Allora qua una x già c'era, qua ho messo in evidenza una x da sotto la radice, l'ho portata fuori, diventa x alla 1 mezzo, e dentro la radice mi rimane x fratto x che fa 1 e 1 fratto x che fa 1 più x. No, non viene infinito. Questo è questo semplifica. Allora questo va a 0, questo va a 0, questa radice va a 0. 0, 0, 1, radice di 1 fa 1. Sotto non abbiamo fatto. Sotto non ho capito come abbiamo raccolto. Allora sotto era, facendo tutti i passaggi, era x radice di x per la radice di 1 su x più 1. Ho messo in evidenza la radice di x sotto al secondo. Adesso questo non l'ho scritto 1 più 1 su x, ma tanto sembra 1 tempo. Questo è x alla 3 mezzi e sembra ok. Quindi il limite fa? E questa era facile. Esercizio numero 3. Questo comincia a essere un attimo più, vabbè, limite per x che va più infinito di radice di x più 1 meno radice di x.
Adesso qua potete mettere in evidenza limite per x che va infinito, più infinito. Qua ci avete radice di x, qua vi viene radice di 1 più 1 su x meno 1. Non avete risolto molto stavolta, perché avete prima avete infinito meno infinito, adesso avete più infinito per 1 meno 1 che fa 0. Adesso ci sono due possibilità. Una possibilità, che sarà quella di lungo termine, è sapere che allora questa è una quantità piccola, questa tende a 0 per x che tende a più infinito. Allora sapere che questo è uguale a 1 più 1 su x più o piccolo di 1 su x. L'infinitesimo fondamentale per x che va infinito è 1 su x, 1 su 2x, la metà di questo. Questo perché la radice di 1 più t è uguale a 1 più t mezzi più termini di ordine superiore. Ok? Perché fate il quadrato e vedete che qua vi viene 1 più t e qua vi viene 1 più il doppio prodotto t e poi tutta la roba che viene ulteriormente vi viene di ordine da 2 in su. Quindi diciamo che questa la dovete sapere, ma questa qua la sapremo perché lo faremo lo sviluppo della radice di 1 più qualcosa. In questo caso particolare si scrive così per il semplice fatto che per x va infinito l'infinitesimo chi è? È 1 su x, l'infinitesimo fondamentale. Allora, se sfruttassi questo fatto, lo faccio qua in fondo per dare la possibilità, poi c'è un altro modo per fare questa cosa, questo sarebbe il limite per x che tende a più infinito, qua avrei radice di x, qua avrei 1 più 1 su 2x più o piccolo di 1 su x. Adesso quando vado a fare il prodotto, scusate, meno 1, quindi questo qua si cancella. Questo era solo lo sviluppo della radice, poi c'è il meno 1, quindi quello là si cancella. Adesso, quando andate a fare questo prodotto, è vero che questo va infinito, ma questo va infinito di più, cioè nel senso radice di x fratto x è radice di x al denominatore, quindi questo limite fa 0. In realtà il modo più semplice, quello che vi insegnano come limite notevole, allora, questo modo, ancorché sembri più complicato, sarà quello che dovete ricordare meglio, perché questo qua fa parte di un quadro generale che non è che te lo ricordi a parte, tu ti ricordi come si fanno gli sviluppi, quello è uno sviluppo e si fa così. Ok? In realtà questo se lo volete fare come limite notevole, normalmente non si fa neanche questo passaggio, ma si razionalizza, cioè si moltiplica, questo è del tipo a meno b, si moltiplica per a più b, quindi sopra viene a 4 meno b quadro, cioè x più 1 meno x, e sotto viene la radice di x più 1 più la radice di x. Allora a questo punto x e meno x si semplificano, sopra ci avete 1, sotto avete una cosa che va infinito più una cosa che va infinito, quindi non c'è cancellazione, quindi va più infinito, 1 su una cosa che va infinito va a 0, quindi questo limite va a 0. Questo è il modo normale con cui si fa questo limite, razionalizzare. Cioè questi chiamate di a e b, qua ci avete a meno b, allora moltiplicate per a più b sopra e vi viene a quadro meno b quadro, sotto viene a più b e quindi poi fate le opportune semplificazioni e vedete che il limite viene del tipo 1 su più infinito che tende a 0. Andiamo a fare il numero 4. Ah, questo qua finalmente è uno un po' più interessante. Allora, capiamoci. Allora, facciamo prima questo limite, poi facciamo un altro. Limite per x che tende a più infinito di, allora, numeratore, radice di i, no, non c'è, sto sbagliando pure. X per radice di x quadro più x più 1 meno radice di x quadro più x. Ok, chiusa parentesi. Allora, a parte la x fuori, quelli in parentesi chiamateli a e b,
quindi razionalizzando viene il limite per x che tende a più infinito, allora x sta a moltiplicare, poi mi viene a quadro meno più quadro, cioè x quadro più x più 1 meno x quadro più x, tutto fratto radice di x quadro più x più 1 più radice di x quadro. Allora, sopra, se ci fate caso, x quadro più x meno x quadro più x, se ne va rimane 1. Quindi viene limite per x che va infinito, più infinito, sopra viene x, sotto potete mettere in evidenza la quantità più grande è x, che mi moltiplica radice di 1 più 1 su x più 1 su x quadro, più, qui mi viene radice di 1 più 1 su x. Adesso fate, semplificate la x, questo va a 0, questo va a 1, la dice va a 1, 0, 0, 1, la somma fa 1, la dice va a 1. 1 più 1 fa 2, è il limite, fa un mezzo. In realtà, volete vedere come si fa questo limite, diciamo, un po' più... insomma... Stavolta sarebbe un po' più lungo, diciamo, con gli sviluppi, però si può fare lo stesso. Perché non mi basterebbe gli sviluppi fino all'ordine 1. Lo faccio anche se vi do lo sviluppo fino... Allora, vi scrivo prima qual è lo sviluppo di radice di 1 più t fino all'ordine 2. Ok. Allora, io dico radice di 1 più t. Allora, t tende a 0. Ok? Cominciamo a... senza... abbiamo fatto qualcosa con le derivate noi? No. Adesso. Ho solo detto per i polinomi, ma ho regalato una cosa che ho già fatto in altro modo. Cominciamo a scrivere che questo sia uguale a 1 più alfa t più o piccolo di t. E cominciamo a ricavarci alfa. Fate il quadrato a sinistra e a destra. Qua viene 1 più t uguale 1. Fate il quadrato, qua cosa viene? Tutto quanto al quadrato. Allora viene il quadrato di 1 e 1. Poi 2 alfa t, poi doppio prodotto di questo con questo, quanto fa? O piccolo di t, o no? Vi trovate fino a qua? Adesso tutti gli altri termini, esempio, il quadrato di questi, il doppio prodotto di questo, ce li devo mettere? No, perché t quadro è di ordine superiore. Vi ricordate il bidone aspiratutto? Questo è un piccolo di t. Tutto quello che vado a calcolare adesso, il quadrato di questo, il quadrato di questo, il doppio prodotto di questo, è tutto un piccolo di t. Quindi è come se io appunto ho approssimato gli euro, è inutile che vado a calcolare i centesimi. Il plurale di euro? Euro. Sì, però io su questo non sono d'accordo. Perché è vero, la grammatica ufficialmente dice così. Però scusa, il plurale di dollaro? Sterline. Allora perché il plurale di dollaro è dollari e il plurale di euro non può fare euro? Allora uno dice, ma perché quello è euro, quali sono le parole che non si declinano al plurale in genere, che rimangono uguali? No, dollaro, dollari. Piuttosto a volte sono le parole straniere. E non ho capito perché euro non è una moneta italiana, non è neanche la moneta italiana. Perché deve essere la parola straniera? No, tanto è vero che in Grecia pure lo scrivono con i caratteri greci, no? Euro. È di tutti. Quindi anche italiano. Quindi per me fa euro. Poi, diciamo, ricordatevi sempre che il padrone della lingua è chi parla, quindi, diciamo, certe volte... Allora, adesso se vogliamo... Okay. Se volete uguagliare sta roba qui, alfa quando deve fare?
Questo è destro uguale a questo, è scritto uguale. Mezzo. È destro un mezzo. Quindi abbiamo trovato altro uguale a un mezzo. Adesso ricominciamo da capo. Radice di 1 più t uguale 1 più un mezzo t più c, mettiamo beta t quadro più piccolo di t quadro. Che ne sappiamo noi quando ci viene c a t quadro? Ipotizziamo che sia una formula di questo tipo. Facciamo il quadrato e vediamo se ci troviamo. Allora facciamo il quadrato, qua mi viene 1 più t. Facciamo il quadrato da questa parte. Allora adesso mi viene quadrato, adesso fai il quadrato di 1. Poi devo fare i termini di ordine 1. I termini di ordine 1 mi vengono, il doppio prodotto mi viene t e mi trovo. Poi devo fare i termini di ordine 2. Allora, i termini di ordine 2 come vengono fatti? Cioè, ce ne sono due, io ne vedo due. Vedo il quadrato di questo, un quarto di quadro, e poi vedo questo doppio prodotto qua, più 2 beta di quadro. Tutti gli altri termini, il doppio prodotto di questo è di ordine 3, il quadrato di questo è di ordine 4, il doppio prodotto di questo con questo è di ordine superiore a 2, tutti gli altri termini sono di ordine superiore a 2. Quindi è inutile che li vada a scrivere. Allora, secondo voi adesso quando deve essere beta? No, questo deve essere 0. E quindi beta deve essere meno un ottavo. Se no le cose non tornano. Quindi, in realtà qui la formula è... La formula c'è ed è radice di 1 più t uguale 1 più t mezzi meno t quadro ottavi più o piccolo di t quadro. Ok? Adesso finiamo questo esercizio e ce ne andiamo. No, si finisce. Adesso, senza razionalizzare, non voglio razionalizzare. Mi sta antipatica la razionalizzazione, sono irrazionale. Allora, limite per x che va più infinito di che? Allora, un secondo, abbiamo quasi finito. Mettete in evidenza una x dalle radici, portate fuori x quadro dalle radici. Allora, una x già c'era, una x la porto fuori dalle radici e mi viene x quadro. Qua mi viene radice di 1 più 1 su x più 1 su x quadro. Qua mi viene radice di 1 più 1 su x. Siamo d'accordo fino a qui? Adesso io mi devo sviluppare queste quantità. Allora, la radice di 1 più 1 su x più 1 su x quadro è uguale a, cercate di seguire, tutta questa roba qui la chiamo t. T tende a 0? Sì. Allora questa mi viene 1 più t mezzi, quindi mi viene più 1 su 2x più 1 su 2x quadro meno, adesso devo fare t quadro ottavi. Ora fate attenzione, quando faccio il quadrato di questo, l'unico termine di ordine 2 che mi viene è 1 su x quadro. Quindi viene meno 1 su 8x quadro. Perché t quadro ottavi. Tutti gli altri termini vengono di ordine superiore a 2. L'altra era radice di 1 più 1 su x. Adesso stavolta chiamo t solo questo. E allora mi viene 1 più 1 su 2x meno t quadro ottavi, quindi meno 1 su 8x quadro più o piccolo di x quadro. Adesso non devo fare altro che sostituire, e qui mi viene o piccolo, scusate, non di x quadro, qua x va a infinito, quindi o piccolo di 1 su x quadro, cioè l'infinitesimo di ordine 2. 1 su x è quello di ordine 1, 1 su x quadro è quello di ordine 2, o piccolo di 1 su x quadro è di ordine superiore a 2. Adesso sostituisco, mi viene limite per x che tende a più infinito, x quadro ce l'ho a moltiplicare, adesso devo fare la differenza, 1 e meno 1 se ne va, questo e questo se ne va, questo e questo se ne va, rimane solo questo e la differenza di questo. Quindi viene 1 su 2x quadro
più o piccolo di 1 su x quadro. X quadro per 1 su 2 x quadro fa un mezzo e tende a un mezzo. Quest'altro per questo tende a 0, perché questo è x quadro, questo vuol dire qualcosa che è più piccolo di 1 su x quadro. Quindi il x va infinito, quindi qualcosa che va a 0 con un esponente più grande di 2 sotto. Quindi 2 meno un esponente più grande di 2 fa 0. O se preferite, questo per x quadro è come questo fratto 1 su x quadro, quindi per definizione o piccolo di 1 su x quadro fratto 1 su x quadro tende a 0. E quindi abbiamo un mezzo più 0 che fa un mezzo. Quindi ottenete lo stesso limite, solo che l'avete ottenuto in un altro modo. Allora, qua in questo caso conveniva razionalizzare, perché noi ci siamo prima dovuti ricavare una formula che non sapevamo. Chiaro? In generale queste formule, vedremo, saranno le funzioni elementari che studieremo, saranno 10-15, quelle solite, seno, coseno, tangente, esponenziale, logaritmo, arcotangente e così via, seno iperbolico e quant'altro. Però una volta fatte queste formule in realtà sono tutte parenti tra di loro, quindi si ricordano a partire da un paio, due, massimo tre forme in tutto, e quindi si sanno. Una volta che si sanno, io quella formula non me la devo ricavare a parte, la so. Allora, se lo faccio in questo modo, come dire, è un procedimento, sì, forse un attimo più lungo, però è standard. Io faccio sempre esattamente la stessa cosa, metto in evidenza quantità più grande, poi alla fine avrò una funzione del tipo radice di 1 più alfa, più t, eccetera eccetera, e devo soltanto sviluppare. Nell'altro caso mi deve venire in mente l'idea, in questo caso l'idea è facile, in altri casi l'idea può essere più difficile e complicata. Basta.